Sono Carlo Verdone, posso entrare? Ah, vieni, vieni, vieni. Allora, l'ha letto quel soggettino che avevo portato? Fammi vedere che fanno al cinema Atlantici. Atlantici o Atlantici? Senti, perché mi presti 10 sacchi? Sono rimasto senza benza, c'è la macchina ferma qua, dai. Mi sento un macello stasera. Siccome respira qua affanno, c'è proprio un murantolo, io penso che una bomba d'ossigeno, cioè, gli dovrebbe dire attorno, capito? Io voglio dire solo questo. A me 80 milioni non mi vanno bene, mi vanno stra benissimo, perciò bevio tutto, datemi una penna, una matita, io mi firmo tutto e non me... Te mangio una mano con tutto il foglio, sai? Ma fermo! Dai! Dai! Io se mai che dice, che ci sei? No, ti caccio fuori questa. Mi dicono, ah, puoi usare questa. Chi ti ha detto la posso usare? C'è il porto d'acqua. Al braccio? Quale braccio? Il destro. Scusa, ma il braccio destro, quello del nonno, non ce l'ha mai avuto. Non fa ride? Non fa piagne. Sì. E insomma, per celebrare questo compleanno di questo veramente capolavoro del cinema, ma soprattutto insomma per parlare e ricordare il nostro grandissimo Carlo Verdone, salutiamo i nostri ospiti, Stefano Natale, che è amico fraterno di Carlo, ma anche personaggio che ha ispirato alcuni personaggi, soprattutto un personaggio di Carlo Verdone, e Isabella De Bernardi. Benvenuti, donna che insomma per gli appassionati non sarà difficile ricordare in questo film. Vorrei cominciare subito da te, Isabella, perché insomma tuo papà ha scritto alcuni veramente dei capolavori del cinema italiano. Poi racconteremo un po' anche proprio il tuo personaggio all'interno di Un sacco bello. Ma intanto tu sei amica con Carlo, vi continuate a frequentare? Ci continuiamo a frequentare, a sentire, siamo quasi un po' parenti, perché insomma quello è stato un momento molto importante sia per Carlo che per me, che per, in quell'atmosfera di quella casa in via Roncegno, dove si scrivevano tantissimi film, dove c'era questa energia veramente bella. Immagino, siamo stati veramente... Sono stati degli anni fantastico. Strepitosi, sono stata veramente fortunata. Di... Stefano, io sono troppo curiosa di sapere, perché insomma voi siete amici, sì, da sempre. No, siamo amici dall'età dei 4 anni, 5 anni, cioè è un'eternità, cioè, abbiamo giocato insieme. Io scusatemi, ma lui appena attacca a parlare mi fa ridere. No, io voglio sapere una cosa da te, Stefano, cioè Carlo si è molto ispirato, ma te l'ha mai chiesto il permesso? Sì, me l'ha chiesto, che stavo andando a fare colazione a Bernasconi a Via Renua, lui mi ha detto, guarda, io mi hanno invitato un programma non stop e te farò. Poi lui mi ha detto una puntata, due puntate, invece mi ha fatto tutte le puntate. Poi alla fine, insomma, niente, io no, poi... Io parlavo, la gente pensava che lo faceva apposta, no? Cioè, io adesso la gente pensava che tu... Sì, no, io mi presentavo al lavoro, gli facevo il disegno... No, perché questi sono i disegni miei, ho fatto questo, ho fatto questo... Sì, vabbè, adesso basta far Verdone, faccio la persona... Ma io sono così, ma come faccio a cambiare? Mica la posso cambiare, voglio mia, scusi, Senti, ma come ti studiava? Cioè, lui allora, cosa me studiavo faceva? Perché veniva, stava... veniva a casa tua? Allora, perché... Carlo stava sempre a casa mia, io stavo sempre a casa sua. Tu calcola che per 30 anni ci siamo sempre frequentati tutti i giorni. Lui veniva e sentiva queste voci per casa. Io facevo un corridoio di 20 metri, c'era mia sorella che stava in cucina e faceva, Stefano, vieni a mangiare. E io facevo, che c'è stato a mangiare? E polpette, sempre polpette, tutti i giorni polpette. E basta con queste polpette. Allora lui sentiva queste voci, capito? Poi al telefono pure. La nonna, poi venivano pure i telefonati, perché anticamente i telefonati venivano che nonna è morta, zia è morta, sono tutti morti. Allora gli ho ospitato pure la telefonata, pronto, chi è Adelina? Adelina chi? La sorella Attilio, con chi vuoi parlare? Con zia Maria? Zia Maria è morta, sono 6 anni che è morta. E gli ho ospitato pure che zia Maria era mia zia poi. Perché le nascite, le morti venivano sempre per telefono, io c'avevo sto telefono e lui sentiva sempre queste telefonate, che una volta ha telefonato pure un'amica mia, ha detto telefonare a un'amica mia e ci ha parlato, dice mi va più a bicchiere d'acqua vuol dire che devi andare fino in cucina e poi quando sono tornato, ci ha parlato con un'amica mia, dice sì, ci ho parlato, che gli ha detto, posso dire, quella poi il giorno dopo mi ha detto, ma che mi ha detto, non te vuoi rimettere con me, ma tu stai con un altro, ma che gli ha detto, ma io non ho detto niente, ma stai scherzando. E allora, cioè, insomma, ha rischiato di metterti anche nei guai. Sì, no, io dopo 40 anni ho capito che gli ha detto con l'incontro. Ah, meno male, dai, meglio tardi che mai. Io me lo metto con lei, io già stavo con l'amica sua.
Torniamo a Un sacco bello, perché insomma ricordiamo il budget era di 560 milioni di lire e questo film incassò 2 miliardi e mezzo, praticamente 5 volte tanto. Sì, sì. Insomma, veramente voi avete contribuito ognuno a proprio modo, e io vorrei vedere appunto alcuni momenti di questo film. Lo guardiamo insieme. Vedi come la figura di un uomo, no? Vestito di bianco, no? Cioè, dal cui volto veramente splendeva una luce un sacco strana, no? Cioè, ma la cosa ancora più strana era, cioè, che mentre io mi avvicinavo a lui, no? Cioè, mi sentivo prima un sacco caldo, no? Poi un sacco freddo. Cioè, quando giunsi a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi, no? E fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Oh, mi scordavo le noccioline, quei pei scimmie. Rimani in zona, non ti allontanare, che qui ci si perdi. Signora? Signora? Che cosa vuoi? Che me ne ha due pacchetti di noccioline, quelle pei scimmie? Eccole, sono tutte uguali. Uguali? E che amano i scimmie sono uguali? Dammi 1000 lire. Ammazza, 1000 lire, 2 mesi fa stavano 400 lire a pacchetto. Ah, ma ho preso da un altro. C'è quell'altro? No, ci sono solo io qua. Bellissimo. Senti, Isabella, ma come ti ha convinto Carlo a fare questa partecipazione? Allora, lui stava scrivendo la sceneggiatura del film a casa di mio padre, che aveva lo studio, e lui sentì una litigata molto forte fra me e mia sorella, che lui racconta molto bene in un'intervista che fa veramente ridere come avviene questa cosa, e dice a mio padre, ma tua figlia è perfetta per il ruolo di Fiorenza dell'antipatica. Allora me lo chiese, per me era molto divertente l'idea, e quindi... Ma ti è mai capitato, non so, di incontrare persone per strada che ti fermino, che ti chiedono magari le battute? Continuamente. Ancora oggi? Continuamente, divertentissimo. Pure io la stessa cosa. Io quando ho 40 anni, pensa che quando compro qualcosa, do 20 euro, mi danno il resto dei 50, perché vanno in palla, no? Una volta un pollo costava 5 euro, ma hanno messo 8 euro. Ma scusi, c'è scritto 5 euro? Scusi, mi sono sbagliato. Ah, perché ho imbrogliato. Cioè, se sbagliano proprio. Cioè, poi al telefono parlando. Però dico, a parte il personaggio, no? In qualche modo lui si è ispirato, ma ci sono anche fatti che avete vissuto insieme. Chi? Che sono stati ripresi all'interno del film. Ah, beh, certo. Tu e Carlo? No, ma insomma la sono portata a casa io, cioè, quello è vero. Mi portai questa straniera che stava davanti al portone, io papà ero stato con la ragazza, poi questa ragazza è andata via, a un certo punto torno che ho giocato alla schedina e questa mi fa, scusi Ostello, dico sì, è il numero uno, Ostello, ma è chiuso Ostello, dico deve andare a Fuori Italico, poi ho detto ammazza, mezzanotte a Fuori Italico, però non ci arriva questa, allora ho detto vuoi venire a dormire a casa mia? E lei mi ha guardato, dice tu sei molto simpatico, questa è la verità. È venuto a casa mia, si è messa dentro la camera mia, ha chiuso la camera. E io ho dormito sul divano. E ho dormito tutta la notte sul divano. E quello poi è stato 3 giorni. Poi ho detto, io stare qua, no, io devo andare a prendere i miei perché i miei stavano fuori. Stavano fuori, e io la capacità, comunque, la capacità quando, di Carlo di capire le cose più divertenti. Sì, che poi come di mattina, quando io ho cacciata via, di mattina, io devo andare via, devo andare a piangere, mia madre e mia madre erano fuori, a San Lorenzo, non era coso, e il portiere fa, dice, questa andava presa. Non l'ho presa, si è sbagliata portone questo, perché conosceva la fidanzata mia. Allora, per i 40 anni di Un sacco bello, naturalmente non poteva mancare lui, Carlo Verdone, che era il Politeama di Catanzaro, insomma ha ricordato questo grandissimo evento con il nostro Stefano Buttafuoco. Carlo, sono già passati 40 anni dal tuo primo film da regista, Un sacco bello. Che ricordo hai di questo film? Ho dei ricordi meravigliosi legati a una Roma che non c'è più. Il ricordo di un grande amico e produttore, Sergio Leone, che mi ebbe il coraggio di produrre il mio film. E soprattutto il ricordo di una grande energia. Volevo talmente far bella figura che ero proprio veramente carico di adrenalina. Non sbagliavo niente. Mi creai veramente... un terzetto di personaggi che funzionavano e sono rimasti nel cuore di tanti italiani. Leo, che avevo fatto già in No Stop, era un personaggio che funzionava, era un candido con gli occhi erranti nel vuoto,
E tutto l'episodio con Marisol è tutto poetico. Dove la porta per far vedere Roma a Ozo. E lei poi si butta e si fa il bagno nella vasca delle foche. Esci che ce restano, esci! Beh, Ruggero era il figlio, una specie di figlio dei fiori, no? Che aveva come padre Mario Brega, quello che faceva «Sono comunista così!» E sai, con un figlio che gli è venuto fuori che dice «Nel 1975 io feci un viaggio in questa splendida regione che è la Toscana, no?» «Oh, oh, ma da che stai a parlare?» Enzil Bullo, che è l'immagine della solitudine più assoluta. «Che fantastica storia la vita!» Una carriera straordinaria la tua, te la saresti immaginata? No. No, indubbiamente devo molto alla mia disciplina, non l'ho mai preso come un gioco questo lavoro, l'ho sempre preso come una cosa molto seria, devo tutto a Leone che credeva in me e anche a mia madre che aveva capito che avevo forse una certa predisposizione. E mio padre non si aspettava che facessi regista d'attore, magari mi avrebbe fatto piacere che avessi fatto una carriera universitaria, poi quando ha visto i primi film, quando ha visto Borodalco, mio padre ha detto... È il tuo mestiere. Che fantastica storia. Grazie, grazie, grazie Carlo per questo regalo che hai fatto a Vita in Diretta. Fra l'altro a febbraio, insomma, esce il suo nuovo film, quindi Carlo ti aspetto qui, Grazie veramente di cuore per averci aiutato a ricordare questo grandissimo successo. Grazie Isabella De Bernardi e Stefano Natale. Una brevissima pausa e fra poco torniamo sempre qui con Vita in Diretta.